Li hanno presi per le spalle, li hanno con la mano fatti zittire e sono andati in giro dappertutto. Si pensa che fossero in tre o in quattro. A parlare è la figlia Maria. Giorgio e Clara, i due anziani di 93 e 90 anni che ieri sera all'ora di cena nella loro villetta in via Carpaneda alla periferia di Vicenza hanno vissuto dei veri e propri momenti di terrore. Uno stava guardando televisione in sala, mia mamma era in cucina che stava finendo di prendere medicine, sa, si cena poi si prende medicine, quella lì era girata che aveva il televisore aperto, stava guardando poi la televisione e si è sentita prendere da dietro, hanno messo una mano qua, una mano sulla bocca. I malviventi, probabilmente travisati, sono entrati ad una finestra laterale della casa dopo aver cercato di forzarne alcune e subito si sono diretti verso gli anziani che erano in due stanze attigue, li hanno immobilizzati. Mia mamma ha il naso qua rotto, ha fatto male l'orecchio, con le scoriazioni qua in fronte e anche sul viso. Il papà un po' meno, gli hanno dato pugni in testa. Mio papà diceva lasciatemi stare, cosa fate a mia moglie? E loro non hanno detto una parola. Bloccati, due anziani hanno cominciato a rovistare ovunque in casa, aprendo cassetti e ante delle credenze degli armadi e lasciando il disastro. Alla fine un po' di soldi sono riusciti a trovarli, circa 350 euro. È un po' di soldi, i pochi che loro tenevano in casa, anche perché papà l'apparecchio acustico aveva messo da parte di pagare la rata dell'apparecchio. Ecco, sono andati quelli, insomma. I due anziani, soprattutto Clara, sono ancora sotto shock. Saltato il pranzo, hanno preferito coricarsi. La mamma trema, questa volta è stata più brutta. In passato i due anziani erano stati vittime di una truffa da parte di una falsa assistente sociale.